Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Tutti gli Accurate Battle Simulator. Allora, nelle scorse puntate abbiamo assistito a degli scontri davvero incredibili, dato che abbiamo schierato sul campo di battaglia delle fazioni decisamente soprannaturali e troppo potenti. Abbiamo avuto gli eserciti moderni con i loro carri armati, erano armati fino ai denti. Abbiamo avuto la fazione degli scheletri, abbiamo avuto addirittura gli zombie. Basta, cerchiamo di tornare con i piedi per terra. Quest'oggi schiereremo delle fazioni che sono effettivamente esistite nel passato. Abbiamo ad esempio dei militari appartenenti all'esercito dell'antica Roma, dell'antica Grecia, e arriveremo addirittura fino alle armate francesi con Napoleone Bonaparte. Loro avranno i cannoni, armi da fuoco e via dicendo. E il bello è che possiamo tranquillamente completarci alcune missioni della campagna principale, quindi avremo una marea di scontri in cui dovremo cercare di sconfiggere il nemico. Allora, partiamo ovviamente da una delle battaglie più famose, avvenuta nel 150 ante Franco. Stiamo ovviamente parlando della rivolta dei contadini della Barillum, ditta che produceva la famosa pastam che nutriva buona parte dei cittadini dell'antica Roma. Riusciranno i nostri legionari a riportare effettivamente la pace fra questi campi e a rimettere la pasta nella panza dei propri cittadini? Allora, come potete vedere, è una fazione davvero ricca. Abbiamo legionari, abbiamo i triari, i legionari cohort, non so neanche cosa sia, i pretorian cohort, i centurioni, gli equiti, i cavalleri, c'è di tutto, ragazzi. Abbiamo gli arcieri romani, quelli che tirano il pilum, cioè non il pelo, il pilum era una specie di arma specifica. Abbiamo gli opliti spartani, diverse tipologie. Abbiamo Leonida, quelli armati con le picche, la cavalleria. Abbiamo addirittura quelli armati con la fionda stile Bar Simpson, quelli che lanciano il giavellotto, arcieri ateniesi, ma c'è di tutto, come dicevo, fino ad arrivare a diverse tipologie di cannoni del periodo del caro buon Napoleone Bonaparte. Allora, dicevamo rivolta romana, quindi ovviamente schieriamo nelle retrovie alcuni arcieri, ovviamente armati di frecce infuocate, in modo tale da poter dar fuoco agli spaventapasseri. Mentre invece in prima linea vediamo di schierare i lanciatori di pilum. È praticamente una, penso, lancia molto leggera. Perfetto, non fa troppi danni, ma sarà in grado di parare la maggior parte dei colpi nemici. Per non farci mancare nulla, ovviamente ci deve essere il tipo... Non ci credo mai! C'è il tipo veramente con lo stendardo. Probabilmente prenderà stendardate tutti i propri nemici. Sono soldi buttati via, ma ne vale la pena. E casomai qua dietro qualche altro soldato di che si può difendere con lo scudo e armato di lancia. Quindi che la battaglia per la pasta shuttam abbia inizio. Oddio, più che altro ho paura per gli spaventapasseri. Però dai, i nostri arcieri c'hanno un po' di mira e hanno dato subito fuoco ai contadini. Ecco, scaldiamo subito la carne per il ragù, santo cielo, perfetto. Nel frattempo potete vedere che stanno sfondando utilizzando le carriole. No, ciccio, ti hai mancato clamorosamente, ma vabbè, dettagli. Faccia attenzione con la bandiera, signore. Tuttavia riescono a far breccia e una quantità incredibile di danni semplicemente utilizzando una carriola. Dannazione, questi contadini sono molto più pericolosi del previsto. Allora, aspetta che provo a prendere il controllo di uno di questi soldati. Lancia il pilum, lancia il pilum. L'ho preso. Perfetto, perfetto, perfetto. Maledetti corvacci sono dunque. Lancio il pilum di nuovo. Olè! Incredibile, Dello Gamer prende il controllo della battaglia e finalmente torna la pace nei campi dell'antica Roma. E tu e la sera festeggiarono tutti con un bel piatto di pasta shuttam. Beh ragazzi, come dimenticarci dello scontro avvenuto nel 250 dopo Franco, in seguito al concerto di Miley Cyrus a Roma. Stava cantando quella famosa canzone "Ti lancio la palla con la catapultum", e ovviamente i fan andarono in visibilio e la gente cominciò a litigare, perché c'erano i fan da una parte di Miley Cyrus, dall'altra parte c'erano quelli di Justin Bieberum. Un casino davvero assurdo. Quindi avremo a che fare con delle catapulte, una marea di arcieri come non ci fosse un domani, porca di quelli per porca, e un paio dei musicisti della band di Miley Cyrus. Potrebbe essere una battaglia molto difficile. Poi non so perché dalla nostra parte abbiamo a quanto pare un po' di madri scontente. Queste sono le madri delle fan di Miley Cyrus, che ovviamente vogliono che le figlie tornino a casa e sono pronte a legnarle come non ci fosse un domani. Di quelle donne purtroppo non mi posso liberare, porca di quelli per porca. Allora, possiamo vedere magari di schierare sul campo di battaglia alcuni cavalieri, vediamo un po' se saranno abbastanza veloci da riuscire a far breccia fra le linee nemiche. Mentre invece nelle retrovie metterei ancora di sicuro alcuni arcieri romani. Ok, che lo scontro e il concerto abbia, anzi che il concerto abbia fine, ma che lo scontro abbia inizio. Aspetta che i musicisti potrebbero distrarmi le unità. Oh no, quel cavaliere, oh! Boh, e vabbè, mi hanno fatto doppietta, dai. Quel povero cavallo, cos'è successo?
Ma no, ma mi sono morti entrambi i cavalli. Scusatemi, io c'ho il cavallo volante a quanto pare. Però mi ha dribblato le frecce. Non c'è che dire. Ok, non abbiamo avuto un buon inizio. Cavallo, dove stai andando? Cavallo, non seguirmi il musicista di sotto. Facciamo che prendo io il controllo del cavallo. E tanti saluti, butto giù tutto io. Oh, porco cane, sono caduto dal cavallo. No, ci sono morto tantissimo anch'io. E che cocchio. Nel frattempo le madri delle giovani fan di Miley Cyrus stanno cercando di avanzare. Ma sono un pochettino grasse, come potete vedere, e si sono state bloccate da un cavallo. Oddio, forse dovrebbero riuscire a parare la maggior parte delle frecce degli arcieri. Ce la fanno? Signore, se passate attorno agli ostacoli. Donne, du, dai. Porca di quelli per porca, signora. Ma se gira attorno riesce anche a combinare qualcosa. Oh, vediamo se riusciamo a pigliarne almeno uno. Ce la faccio. Non mi ruba. Mi hai rubato la kill, bastardo. Chi è stato? Ti butto di sotto, santo cielo. Ok, è stata una battaglia che dir caotica a dir poco. Onestamente pensavo avremmo perso. Senti, andiamo avanti che è meglio. Ancora. Signora, cos'è? Ho visto cose brutte laggiù. Donne, datevi una calmata, tranquille. Le vostre figlie non sono state violate. Questi sono semplicemente i Backstreet figli di Franco. Non ci sono problemi, questi non rimediano patata. Ma neanche se gliela paga il padre. Anzi, in questo caso i padri. Ma ho bei dettagli, come eravamo progressisti nel passato. E questi sono i bodyguard, perché ovviamente le madri vogliono legnare i Backstreet Boy e Backstreet figli di Franco. Che casino questi nomi, parca di quelli per forca. Abbiamo ad esempio i lanciatori di giavellotto. Ui ui ui, se si piantano sugli scudi dei bodyguard effettivamente non faranno troppi danni. Ma se riusciamo a trapassare tutti i Backstreet figli di Franco, secondo me dovremmo riuscire a fare un bel po' di danni. Cerchiamo di fargli attirare il fuoco dai lanciatori di... con le fionde, santo cielo. Sta battaglia non finirà bene, sto schierando le peggio unità, ma vabbè, dettagli. Ok, che lo scontro abbia inizio, veloci, veloci. Oh, ehi là! Avete preso praticamente tutti i bodyguard. Dai, veloci. Un po' meglio coi tiri. Oh mio Dio, che casino. Non capisco cosa stia accadendo. Oh, si sono presi tra di loro. Ma dai. Ragazzi, riuscite a colpirmi qualche Backstreet figlio di Franco? Dai, che stanno arrivando anche i padri nel frattempo. Rindietreggiate. Oh, porco cane, che pacche che lo stanno tirando. Con il potere della raccomandazione e della ricchezza, la famiglia di Franco riesce effettivamente a mettere a tacere chiunque non gradisca le canzoni del proprio figlio. Resta un ultimo lanciatore di fionda. Oh, oh, che calcio gli ha tirato. Guarda che calcio non gli ha tirato. Ma povero Cristo. Qualcuno si è provato a rintanare nella foresta? Ma ovviamente ci morirà male male. Ma porco cane, il bodyguard l'ha fatto fuori. Allora, abbiamo diverse tipologie di cannoni. Abbiamo i mortai, gli howitzer, che so capito bene, sparano dei colpi esplosivi. Mettiamoli magari nelle retrovie. Anzi, mettiamone almeno tre. E davanti, casomai, aspetta, c'è il tizio col tamburello, mi pare. Sì, guardalo, guardalo. Suona, bravo, tu e distrai il nemico. Perfetto, che lo scontro abbia inizio. Vediamo se con questi cannoni riusciamo effettivamente a vincere la battaglia. Vai, vai. Ok. Decisamente. Scusate, che ci fanno le palle? Sono rimaste le palle per aria? Buongiorno. Ah, sono scomparse poco dopo. Ok, utilizziamo per adesso le mamme come distrazione. Fin tanto che i nostri cannoni non hanno caricato. Aspetta un secondo. Fuoco! Oh mio Dio! I colpi sono stati davvero devastanti. Veloci, ricaricate. Oddio, oddio. Mamme, distraeteci ancora di Franco, mi raccomando. Ok, ok. Stiamo sparando come ci fosse un domani. Però i Franco sono ancora vivi. Oh oh, oh oh. Potrebbe essere un bel problemone. Spara Franco, spara Franco. Ok, abbiamo fatto fuori un Franco. Resta solamente l'altro Franco. Veloce, abbattetelo. Oddio, si è buggato male male col cannone. Che succede? Cosa sta accadendo, ragazzi? Ragazzi, la mira, mi raccomando. Fate fuori il Franco prima che si avvicini, presto. Ok, ok, un bel colpo. Ok, veloci. Sì, ce l'abbiamo fatta. Non riesco neanche a vedere la faccia del Franco. Franco, tutto bene? Franco dice di no, eh. Oh, cos'è? E vabbè. No, 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 ho capito un po' di Franco. Ma questi sono decisamente troppi Franco. Spero che mi diano un bel po' di soldi. Me ne danno abbastanza, non è un problema. Allora, direi che è il momento giusto per utilizzare dei cannoni normali. Non mi avvantaggio troppo mettendo i cannoni con i proiettili esplosivi. Ma, come ho detto, cannoni normali normali. Ecco qua, dovrebbero essere più che sufficienti. Vediamo un po' cosa sta per accadere. Oddio. Wow, non male. No, vai, mi era fatto lo sgambetto ai Franco. Scusate, possiamo sparare un pochettino più in alto? Siete i peggiori cannoni che io abbia mai visto. Ok, un attimino meglio, mi consolo. Ma ci è appena svenuto un Franco. Ma Napoleone mi ha venduto l'unità quelle culo. Dai, di più forza. Ok, qualcuno l'hanno buttato di sotto. Ma a parte quello, dai, mi sono sbrisciato il Franco. No, 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 no. Questi cannoni decisamente non vanno bene. Non ce la fanno, non ce la fanno. Proviamo a vedere se con i mortai riusciamo effettivamente a fare abbastanza danni al nemico. E mettiamo casomai un cannone normale davanti, visto che ho finito anche i soldi. Vediamo un po'. Mortai, fuoco. Ui là, i mortai non sparano così. Ma vabbè, dettagli. Vediamo un po'.
Sì, ma porco cane, mi avete mancato con tre quarti dei colpi. Ste unità francesi non c'hanno la benché minima mira. Dai, più colpi, more colpi. Mortai, veloci. Ok, un pochettino meglio. Però dovete ricaricare più rapidamente. Veloci che i franco avanzano. E non ce la fanno neanche stavolta. Ma vergognatevi, vergognè, santo cielo, ma proprio tant'è tant'è. A questo punto devo ricorrere alla mia arma finale, quindi un singolo cannone howitzer, ma siccome il DeLong Gamer ha pensato a tutto, dietro di lui mettiamo una marea di cheerleader, praticamente diventerà non un cannone, ma una mitragliatrice fuoco, ok, ok, questa è una tattica che ritengo sarà molto vincente, guarda che roba, guarda che roba, i franco non ce la fanno neanche ad avanzare, ok, e men che lo si dica. La battaglia è vinta! Vedi che ancora una volta il potere della patata riesce a cambiare il destino dell'umanità. Oh no! Oh no no no! Nell'antica Grecia no! E vabbè, abbiamo una marea di arcieri, opliti normali, le balliste e che cocchio! E di qua un'altra ballista! Signore, non si ingroppi la ballista, ci sono i bambini a casa che guardano avanti. Allora, proviamo a puntare sulla superiorità numerica e schiero nelle retrovie i lanciatori di Pilum, ribadisco, non il pelo, è praticamente una piccola lancia. Ok, visto che in teoria con il loro scudo possono parare buona parte dei colpi, penso, e possono anche lanciare il Pilum da una certa distanza. Oddio, la maggior parte dei nemici hanno lo scudo, quindi potrebbe accadere letteralmente di tutto. Oila! Ok, il colpo l'hanno parato? È a livello pipino, mi raccomando. Oila! Ok, abbiamo parato tutti i colpi degli arcieri, vai. Perfetto, abbiamo lanciato il nostro Pilum. Ui, bella mira, ragazzuoli. Complimentoni, continuate a far fuoco. Continuate, more fuoco. Porco cane, però anche loro con gli scudi riescono a pararsi bene, perfetto. Guarda che roba, stiamo facendo fronte comune e il nemico non riesce effettivamente a passare. Ce la fate voi invece a passare, perfetto. Ok, gli arcieri contro di noi non hanno speranza. Appena si pigliano un Pilum ci dovrebbero morire come non ci fossero domani. Ehi là là, bravi, bravi ragazzuoli. Ok, restano effettivamente le balliste. Oddio, ho un brutto pre... Ma la ballista, ballista, scusi, sta caricando, buon uomo. E dovrebbe caricare i colpi. Ah, ecco che sta caricando adesso. Ok, ha fatto fuoco. Oddio. Porco cane che pacca. Porco cane che pacca. Lancia dalla distanza. Lancia dalla distanza che magari piglia moltissimo. No, non l'abbiamo preso. Aspetta, 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 aspetta. Stai qua dietro. Stai qua dietro. Ascolta il del DeLong Gamer. Ok, perfetto. Tattica che ha funzionato. Ah, dobbiamo andare sopra. Dobbiamo andare sopra perché se pigliamo il tizio, qua non la vinceremo mai. Sali le scale. Tizio, le scale. Ma sei un pirla. Ma sei un pirla di dimensioni bibliche. Dai. Non possiamo perderla così la battaglia. Abbiamo vinto. Ok, era rimasto un unico soldato. Quindi, quando è che abbiamo ucciso l'altro tizio? Non lo so. L'importante è aver vinto la battaglia. Sentite, andiamo avanti. Oh mio Dio, mi mancano le unità OP. Ecco, appunto. E poi arrivano i greci dell'antichità, che non solo schierano una quantità spropositata di soldati normali, ma anche 4 Zeus e 4 Minotauri. Perché mi pare giusto. E allora anch'io devo ricorrere alle tattiche quelle furbine. Come ad esempio una quantità spropositata di arcieri con le frecce infuocate. Se gli Zeus si avvicinano è finita. Vediamo se posso vincere la battaglia senza utilizzare effettivamente le cheerleader, balliste e via dicendo. Ok, questi li abbiamo incendiati. Perfetto, veloci. Veloci, ricaricate ragazzi. Ok, ok, dai, 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 ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ai, 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 come non detto. Come non detto. Oh mio Dio, che casino. Che casino, sono arrivati anche gli Zeus. E vabbè, ma così ci avete la vittoria facile facile. Dannazione, non ci credo mai nella vita. Ci hanno letteralmente spappolato tutti. E niente, allora io ricorro ai trucchetti, non è che ci sono problemi, Se qualcuno se lo domandasse, possiamo anche schierare sul campo di battaglia, ovviamente, Napoleone stesso. Ma Napoleone contro Zeus, anzi, contro 4 Zeus e 4 Minotauri, non mi pare la scelta migliore. Allora, ci hanno servito bene prima, non vedo perché non dovrebbero farlo ancora una volta. Doppio howitzer, ovviamente, con patata. Veloci, morpo, colpi, ok. Ah, adesso vediamo chi vince la battaglia, Zeus, vai. Oh, a livello pipino, il Minotauro non poteva resistere, non aveva speranza. Ok, no, ragazzi, la mira... Ragazzi, la mira, olè, preso in pieno Zeus, te lanci fulmini, io invece ti colpisco con il potere del fuoco e del porco supremo. Ok, chi è ancora vivo? Buongiorno, io non capisco chi dobbiamo... Ah, ok, perfetto, c'era un ultimo Zeus laggiù. Oh, senti, se il trucco funziona non vedo perché non utilizzarlo. Ho trovato ancora una volta la squadra vincente, ma perché? Ok, sembra una battaglia molto più bilanciata stavolta, abbiamo semplicemente genti armate di lance e genti con lancia più scudo. Allora, tatticone della vita. Mettiamo ovviamente nelle retrovie gli arcieri come abbiamo fatto prima, che secondo me sono la tattica vincente. E utilizziamo magari
una singola unità che invece mettiamo qua dietro, in modo tale da distrarre le unità nemiche, così che non concentrino il fuoco su di noi, ma effettivamente ci diano le spalle. Ok, arcieri, la mira, mi raccomando, questi non c'hanno neanche gli scu... Ok, qualcuno me l'hanno preso, per un secondo mi ero preoccupato. Ok, con una singola freccia infuocata riusciamo effettivamente a far fuori un nemico. Bene, bravi ragazzuoli. Ok, continuate a sparare. Ok, chi vince farà Grecia e Roma. Mi sa che potrebbe vincere la Roma una volta tanto. Vai, fuoco, fuoco, fateli fuori, veloci. More colpi, perfetto, perfetto, questione di pochi secondi. E avremmo aver vinto la battaglia. Signore, cosa sta facendo quel tizio? Scusi, ma non è che... Come stava tenendo lo scudo? Buon uomo, ma santo cielo. Ok, non importa, abbiamo vinto ancora una volta la battaglia. Oh mio Dio, sono unità decisamente molto fo... Oh no. Pepe, scusa, perché abbiamo genti armate di fucile da una parte e i vichinghi da quest'altra? Ma non c'era la polvere da sparo ancora? E del... mi pare 1300-1200 la polvere da sparo. Ah vabbè, mi dai 150. Ma non posso schierarne... Ma chi ti schiero? Ti schiero un soldato romano e tanti saluti. Com'è possibile che io vinca la battaglia? Cioè, devo pregare sulla fortuna. Ok, anche la mira. Ok. Oh, ragazzoli. Complimentoni. Veloci, ricaricate i fucili. Ragazzi, veloci con quei fucili. Spara le genti. Oh, questa battaglia non la vinciamo ma proprio mai. Dai, è impossibile. No. Perché? Però quello del Long Gamer. Vediamo di colpirlo subito. Aspetta. Arretrate. Vabbè, ciao. Ciaone. Ed infatti potete vedere che nel giro di pochissimi secondi i vichinghi hanno annientato tutte le nostre unità. Porco cane. E all'improvviso mi è venuta l'idea. I bardi, oh porco di quelli per porca. Se io metto un bardo in Culolandia, in teoria i nostri avversari cercheranno di far fuori il bardo, e nel frattempo le nostre unità dalle retrovie dovrebbero potergli sparare. Vediamo un po' se la tattica funziona. Ok, qualcuno si è fatto distrarre. Ragazzi, non avanzate troppo. Oddio, stanno saltando verso gli alberi, dannazione. Speriamo di riuscire a farli fuori. Se si buggano male, gioco ti disinstallo, ceffoni. Ragazzi, non avanzate, continuate a sparare. Ok, ce la stiamo facendo. Aspetta che sparo anche a qualcuno. Parate, veloci. Ok, gli Jarl si stanno avvicinando anche troppo. Ci vuole troppo tempo a ricaricare ste cavolo di armi. Pigliatelo, presto, perché scade la boscaglia. Porco cane, veloci la mira. Ah, beh, non era l'unico, c'è ancora qualcun altro? Ditemi voi se è possibile, questo è l'ultimo tizio ancora in vita. E tutte le mie unità sono bloccate nel bel mezzo della foresta. Non ce la faranno mai, ma non ci credo. Ok, questa volta mi sono fatto furbo e i bardi li ho messi semplicemente a lato del campo di battaglia. No, signore, non mi punti, non faccia il fettentone che poi si piglia i proiettili sulle gengive. Ok, sembra che sia questione di pochi secondi e finalmente abbiamo vinto la battaglia. Vi giuro, ho aspettato 10 minuti. Oh no, la cavalcata delle valchirie, no. E sono proprio anche tante valchirie, dannazione. Oh, senti, sai che ti dico? Vado di arcieri romani, porco cane. Se riusciamo ad infuocare le signore è fatta. Casomai, tatticone che prima ha funzionato, ovviamente un bardo da quest'altra parte per cercare di distrarre le signore. Se i nostri arcieri ci avessero un po' di mira, forse ce la fa... sì, c'è un... E la mira dove? Oddio, una ne hanno battuta. Mi consolo. Ed ecco che ovviamente le valchirie si abbattono sui nostri arcieri. Dannazione, sarà molto più difficile del previsto riuscire a vincere sta battaglia. Dai, ragazzi. Ma santo cielo, mi vergogno per voi. Allora, proviamo con delle unità corazzate che prima ci hanno servito fedelmente, ovvero i lanciatori del Pilum. Ok, voglio dire, dovrebbero riuscire a difendersi dagli attacchi delle valchirie, ma soprattutto possono attaccare loro stessi dalla di... Non mi deludete, ragazzi, avanti, per favore. Lancia... Dove lo lanciate quel cavolo di Pilum? Una ne avete abbattuta, però si stanno anche difendendo bene. Dai, ragazzi, dai, veloci. Sì, ma state lanciando in Culolandia, un po' di mira, un po' di mirum col Pilum. Restano solo un paio di valchirie, lanciategli il Pilum, veloci. Dai. Che ha vinto, abbiamo vinto. Ok, contro il Pilum non potevano farsi lacerettum e abbiamo vinto. Oh mio Dio, non pensavum davvero. L'ansitudine, ma basta con questi boia di vichinghi. Cos'è stavolta? Oh no. Abbiamo quelli che prendono a testate e una marea di Jarl, ovviamente. Cerchiamo di puntare sulla superiorità numerica. Quindi, in prima linea vediamo di schierare alcuni legionari romani. Quindi semplicemente hanno lo scudo e la classica spada. Dietro invece mettiamo i triari, che sono praticamente come i legionari. L'unica differenza è che hanno la lancia. Possiamo mettere magari anche un paio di cavalieri. Non sono un fan
delle unità a cavallo in Total Accurate Battle Simulator, ma vabbè, meglio che niente. Nelle retrovie anche tre lanciatori di Pilum che, ammettiamolo, si sono comportati bene. Ok, vediamo un po' se ce la facciamo. I nostri cavalieri, oddio, hanno schivato il primo attacco e si sono buttati sul resto dei nemici. Stanno correndo in qualunque direzione. Ciccio, non volarmi fuori. Nel frattempo, come potete vedere, si stanno scontrando tutte le nostre unità della prima linea. E ce la fanno! Incredibile, ce la fanno, Willa! La quantità immane di scudi che abbiamo è sufficiente a proteggerci dagli attacchi dei nemici. Ma perché non li ho schierati prima? Ah, non ce la fanno, non ce la fanno. Ok, è morto anche questo. Restano giusto un paio di Jarl qua. Guarda, li abbiamo circondati e li stiamo girando attorno. Vediamo se ce la facciamo a pigliarli. Ok, resta un ultimo Jarl, è questione di pochissimi secondi. Uno Jarl contro un'armata romana incacchiata come non ci fosse un domani. Oh, si prova a difendere lui, eh. Lui finirà nel Valhalla con onore. Ma che macello! Ma ragazzi, ce la fate da batterlo? Oh, alleluia, che cocchierotti, 726. Per un secondo mi avete fatto temere il peggio. Oh. Buono, dai, io direi che allora per questo episodio di Tabs è tutto. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete che continuiamo con questa unità, lasciate un bel mi piace nella serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!